Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Galboni, ho 18 anni, frequento la quarta liceo scientifico e quest'estate sono stato stagista qui da SeaVision. Quest'estate ho lavorato qui nel reparto marketing e mi sono concentrato principalmente su produzione video e anche il rifacimento di un nostro portale ad uso interno. Del reparto, uno SharePoint. Ho imparato veramente tanto da questa esperienza, questo è poco ma sicuro. Sicuramente per l'età che ho avuto l'opportunità di vedere come funziona un'azienda di questo genere, di queste dimensioni, che penso che sia assolutamente nella nostra città un unicum, se non tra le pochissime. Ho avuto l'opportunità di vedere come funziona anche in ambiente lavorativo, perché per quanto è stata la mia prima esperienza lavorativa di tutta la mia vita. E quello che mi ha scioccato in maniera buona qui da SeaVision è stato che non c'è stato scetticismo nei miei confronti. Mi spiego meglio. Io mi aspettavo, cioè comunque ho 18 anni, mi aspettavo di arrivare e comunque vedere che i miei colleghi fossero scettici nei miei confronti, perché come fai a fidarti di 18 anni? Cioè comunque ci sono delle responsabilità e sicuramente anch'io quelle responsabilità non le darei a un 18enne, no? Ma in realtà non è stato così, anzi è stato l'opposto. E forse questa è stata insomma, è stata proprio la sensazione più bella di tutto lo stage. Sapere che comunque c'era una fiducia da parte dei miei colleghi che, per quanto spero di essermi guadagnato, non sempre le persone sono disposte a dare, soprattutto in un ambiente lavorativo. L'ambiente di SeaVision, ma una meraviglia! Questo poco ma sicuro, ho conosciuto dei colleghi meravigliosi, che nonostante sia la mia prima esperienza, quindi non posso fare paragoni, però posso dire che mi sembra un ambiente meraviglioso, questo senza ombra di dubbio. Io sono stato, come dicevo, benissimo, mi sembra anche che le persone che mi circondano siano comunque felici di stare qui, mi sembra proprio che ci sia un ambiente, a parte un ambiente giovane, perché è un ambiente giovanissimo quello che c'è qui dentro. Ma è proprio un ambiente felice. Non mi sembra che nel mio reparto ci fosse qualcuno che arrivava qui la mattina e non vedeva già l'ora di andare a casa. E credo che questo, contando che una persona passa al lavoro la maggior parte del suo tempo, sia un grandissimo plus. Allora, all'interno di SEA mi sono anche occupato di pubblicazione di post, il fare alcuni video per i social media, eccetera. E da lì poi mi è stato passato il progetto che peraltro è questo progetto qui, è questo video qui, che consisteva nel fare un video per ogni Si chiede reparto aiuto a qualche dell'azienda. Il altro tempo era gestore di veramente reparto. poco. Io ho detto, oddio, all'inizio, oddio, non so mai se mi passeranno 3 mesi. Sono passati un batter d'occhio, cioè non mi so, mi sembra ieri che ero qui, che passavo da quella porta che c'è qui dietro e la Maria Grazia, il nostro capo, mi presentava Ma i miei addirittura. colleghi. E Cioè, quindi avrei dovuto viaggiare tutti i giorni che sono venuto al lavoro e non l'ho mai fatto. invece siamo qui a fare il riassunto di fine stage. Durante questo stage mi sono anche occupato di quella che è la gestione social media di SEA, non totalmente, principalmente mi sono incentrato su Instagram, YouTube, sì, Instagram e YouTube, e questo consisteva nel fare alcuni contenuti da pubblicare. Soprattutto molto HR, ok, non di prodotto. E poi, infatti, da questa gestione è nato il progetto di cui state vedendo il video, che fa parte di questo progetto, ovvero quello di fare delle interviste a tutti i vari reparti dell'azienda, per spiegare bene quello che facciamo come azienda, no? Nel fare questo progetto ho avuto l'occasione di conoscere, ma soprattutto capire, perché capire fino in fondo quello che fanno tutti i reparti qui dentro è veramente complicato. Comunque ho avuto l'occasione di capire bene cosa fa SeaVision e spero che con questo progetto, che è veramente stato difficile portare avanti, bellissimo però, lo possano capire anche gli altri e che sia chiaro cosa fanno tutti i vari reparti qui dentro. Ho avuto l'occasione di conoscere tutti i vari reparti e le persone che compongono questi reparti. Ho
conosciuto una quantità di gente non da poco, gente qualificatissima, assolutamente. Non so cosa ci facevo qui dentro. Se raccomando, se hai vision, ma subito, cioè, proprio, senza neanche passare da lì via. Cioè, 10 su 10. Mi ci vedo qui nel futuro, assolutamente. Mi ci vedo qui. La vita aziendale, ripeto, secondo me è fondamentale. E qua c'è, uno viene al lavoro con il, cioè, io sono venuto qua con il sorriso e le giornate iniziavano e finivano che non ti accorgevi veramente di niente. La collaborazione è pazzesca perché sono andato a rompere le scatole a tutti i vari reparti e hanno collaborato nel fare il video. Quindi questo credo che sia già un'enorme dimostrazione della collaborazione che c'è qui. Quindi dicevo, le cose migliori di Savision sono i colleghi, sicuramente i pranzi aziendali, perché sono buonissimi, quelli di Planet, mi raccomando, e poi dopo c'è sicuramente il lavoro che è meraviglioso. Cioè, a me è piaciuto molto lavorare qui, mettiamola così. E sarò per sempre grata a Savision di questa opportunità. Se dovessi descrivere Savision con una parola, nel mio caso sicuramente direi accoglienza, perché non mi sarei mai immaginato di trovare un ambiente così coeso, così collaborativo. Per esempio, noi nel marketing collaboriamo sempre con l'HR e con tutti i vari reparti, cioè, con cui abbiamo a che fare, e tutti questi mi hanno accettato subito senza neanche farsi delle domande sul perché ci fosse un diciottenne che girava per l'azienda. Quindi, nel mio caso, veramente accoglienza, perché Savision è un posto accogliente in cui uno può sentirsi a casa, può sentirsi al suo posto. Quindi sto finito però, eh? Ma basta che non lo dite, io lo faccio subito. Adesso iniziamo a scuola, No, no. studia, Sei però poi d'accordo? vediamo il tuo talento qui e si dice. A Un presto, Lina. abbraccio, 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 abbraccio. Abbraccio, un hug. Madonna. Dai, Basta. siamo tutti. Sono comunque fittatissimo? Sì, Fittatissimo, l'importante è fittatissimo. quello.